un posto sicuro. Ha voglia, guarda lì. Proprio sprigiona sicurezza da tutti i pori. Corro, che esco di lì. Oh mio Dio. Oh mio Dio, Crash Bandicoot. Ah, tra l'altro, se non lo sapete, sì, Nathan Drake comunque è di Naughty Dog. Ce l'ho fatta. Che sono gli stessi di Crash Sto Bandicoot. bene. Quindi, questo diciamo che forse è un pochettino, no? Adesso sì Lo che puoi andiamo da ricordare. qualche parte. Dopo questo lo spero proprio. Sì, ma corri. Non fare queste camminate così. Cosa devi svelare lì dietro? Cosa c'è? Cos'è? Per cosa? Corri. Uno Porca sprintino? miseria. Cioè, Il tempio è cammina, stato manco costruito fosse attorno a il questa. nonno. Attorno a cosa? Una statua. Una statua d'oro. Un'enorme statua d'oro. E guarda qui, queste persone la stanno proprio adorando. Almeno penso che siano persone. Ma certo, Eldorado, l'uomo d'oro. Sully Ok, non no, era ok. una città d'oro, ma questo era un idolo d'oro. Riesci a immaginare quanto varrà adesso? Guarda qui, Lo binari. quando vendi l'oro? Scommetto che gli Su. spagnoli lo trascinavano fuori su dei ceppi. Siamo arrivati in ritardo di 400 anni. Quindi la pista è fredda. Già, così sembra. Figlio di puttana. A meno che. A meno che cosa? Seguiamo i binari. Stavo guardando le loro torce. Sembrano dei tubi. Tubi idraulici. Che cacchio di torce c'ha? Fammi vedere giusto se c'è. Oh! No! Non mi avrete! Maledetti! Allora noi siamo venuti dal di là. Ha detto seguiamo le tracce e ok. Ma scusa, effettivamente perché non ci abbiamo pensato? C'è una porta aperta, andiamo lì. È l'unica. Ok, siamo usciti di nuovo. Mico? Ah, eccolo. Ogni tanto. Si fermano qui. Già, pare che il muro posteriore del tempio sia stato fatto saltare. Già, gli spagnoli devono aver creato un passaggio per tirar fuori il tesoro. Bene, e ora? Ora non lo troviamo più. Come fai a trovarlo? Cioè, le impronte lì scavate nella pietra è un conto, ma qua nella terra tra lavate delle nuvole, come si dice, tra pioggia e terriccio è andata via tutta. Così, vabbè, quel salto era per sport. Vado via, vado di qua. Provo a seguire l'un. No, basta, sparare a caso! Aspetta, Sally, lo senti? Ecco Devi correre! Non devi sparare! Un fiume? Cosa una cosa che non si vede tutti i giorni. Cavolo. si. Ok, no, quella non era parcheggiata lì una volta, mi sa. Si era parcheggiata lì, il tizio che guidava era parecchio ubriaco. Si era fatta di proposito, era messo male. Come cacchio ci è arrivata qua? Probabilmente l'acqua era più in alto e andando giù nei 400 anni è scesa. Avrà risalito il fiume durante la piena e si sarà incagliato. Ma è un deficiente comunque se si risale il Andiamo a fiume. controllare. No, Ma poi aspetta, come c'è lo risale in qualcosa che non mi retromarcia? quadra. In che senso? Sembri uno che non ha mai visto un sottomarino tedesco nel cuore della giungla. No, sul serio, Nate. Senti, perché tu non resti qui? Vado io a controllare. Ti chiamerò se mi imbatterò nei nazisti, ok? Va Sì. bene, vai tu. Oh. Aspetta, aspetta. Puoi tenermi questo? Sai in che anno sono loro adesso, però? Ok, Aspetta, l'hanno sembra che dovrò arrangiarmi come posso. detto? Avevano detto l'anno di quell'altro, ma no, non so se hanno detto questo. Ricompensa sbloccata, una scoperta in attesa. Cos'è 3? Che sta succedendo? Vado? Nate? Cosa stai facendo? Saluti. Ok,
Non lo so, devo entrare dentro, mi sa? Possibile? A posto? O forse devo fare un altro... Guarda. Sai che devo fare un altro giro, ma mi sa che devo comunque entrare dentro. Tu debba arrampicarti fra queste scogliere per raggiungere l'U-Boot. U-Boot. A barca. Muovi L a sinistra e a destra per oscillare. Che come si è aggrappato aggressivamente. C'eri quasi. Dai, L. Opala. No, non capisco. È solo L così. Ah, ok. Non avevo premuto al momento giusto. Chiaro. Io dove sto andando da queste parti? Scusami. Io vado, ma... Non si capisce veramente niente. Bravissimo. Poi, tipo, c'ho anche la luce strana io che non vedo bene. Cioè, non riesco a capire le sporgenze dove sono. Comunque è difficile sta roba della liana, perché se non premi giusto... Oh mio Dio! Ma siete cattivi, eh? Dai! Allora, uno... Due... Tre... Vola! Oh mio Dio, è volato davvero! L'ho visto malissimo, raga! Ok, sali... Non so se devo andare lì a sinistra. Perché anche qua... No, c'è un tesoro, dai! In questo modo, cioè, mi fanno proprio venire la voglia di prenderli, ma non mi avrete mai! Maledetti! Vai giù un attimo. Non mi avrete... Non posso prenderli tutti 60 se non si vedono. Dai! E tanto devo rifarlo, quindi non... È inutile prenderli. Vai di là, eh? Bravo. Cosa vuol dire tieni gli occhi aperti? Io ho paura di usare i tasti, raga, c'ho paura. Mi fa paura. Come tipo di gioco mi fa paura. Ma perché ho paura io? Ho paura di queste cose tipo di arrampicarmi in questi spazi brutti. No, non dovevo andare di lì. Per favore, non mi fai ricominciare da capo. Grazie. Grazie mille. Non dovevo andare lì. Forse c'era un'altra piattaforma dove appoggiarsi. Cosa fa? Oh, Dio santissimo. L'ho visto che si tuffava di testa. Impazzito. È impazzito completamente. Vai giù. Bene, facciamo come dici. Ok. Ah, di là a destra. Oppala. Dove cacchio stiamo andando, raga? Non capisco. Devo salire o no sul sottomarino? Nate, da qui dovresti essere in grado di saltare direttamente sull'U-Boot. Eccoci. Ma scusate un attimo, ma ci voleva molto passare dall'altra parte dove ero entrato? No? È difficile? Fatto l'antitetanica. Divertente. Mai. Fuck you. Guarda che schifo dentro. Okay. Ma dai, ma queste ragnatele le odio. Deve essere successo qualcosa di brutto a questi tizi. C'è sangue dappertutto. È un bel macello. Cosa? Tua mamma. No, quanto cacchio sono grossi con le ragnatele, raga? Va bene. L? Carino.
tipo, in tutto ciò, perché? Perché stiamo facendo ciò? Ho visto un morto, mi sa. Sì. Dottor? Ma che schifo! Ma che fa? Ma è pazzo! Soldi! Oh, wow! Mettetelo anche in bocca per vedere se è vero, no? In decomposizione. Ma si sveglia. No, non penso sia il gioco. Se l'hai messo in tasca? Ma prendi anche gli altri. Raccata su. Direi che siamo sulla buona pista. Piglia. Come mai? Diciamo che ho appena incrociato un tizio con le tasche piene d'oro spagnolo. Le monete sono coniate con un marchio che non ho mai visto prima. Mi stai prendendo in giro? Sembra che i nostri amici tedeschi avessero un piccolo segreto. Si fonde l'oro e si rivende. Easy. No, dai, scherzo, ovviamente. Penso che si possa vendere di più se... se lo dai così. Come oggetto. Anche se... non lo so come funziona in quei casi, perché se trovi un tesoro magari appunto ti viene tipo sequestrato, perché per l'appunto è un tesoro. Non lo so, non so come funziona in questi casi. In caso metti via, non darlo tutto, soprattutto te ne tieni un po' da parte, anche perché poi ti dicono dove l'hai trovato questo. Lì. Comandante, sono nella cabina del capitano. Senti qua, lui è ancora qui. Sì. Cosa intendi dire? È in servizio, non vedi? Mi sembra sia stato ammazzato. Ah. Fatto a pezzi, a dire il vero. Brutto modo di andarsene. Sì, è terribile. Controlla la sua sacca. Che uomo di cuore sei, Sully. La sua sacca dei soldi, nel senso. Stretta di mano. Spazzata. Trovato qualcosa, ragazzo? Allora, quella lì ma è vecchio, ho visto l'Africa. C'era l'Africa di sotto. Tutto bene? Era l'Africa? Ah no, forse era l'America del Sud. Vediamo. Ho trovato la pagina che manca. Sembra che Drake e gli amici tedeschi cercassero lo stesso tesoro. E io ho la mappa che ci porterà dritti dritti adesso. Nate, spero che non sì, infatti era a destra la... tirar fuori qualcosa da questo viaggio. Quella era l'America. O cosa? Sully? Sei lì? Oh oh. Sullivan! Non farmi svegliare queste cose, non so, non so come... io raga non so come funziona, nel senso non so se il gioco prevede combattimenti con zombie. Etched. Cioè allora, io so che la saga in generale prevede combattimenti contro persone, non contro zombie. Oh, no, no. Ah, questo potrebbe essere un bel problema. Che cosa? Ah, siamo usciti dal robo dei razzi. Ma perché era un problema? Mo esplode, che fa? Oh. Salve. Ehi, ehi. Sono amici tuoi, Sully? Sì, sì. Sono Gabriel Roman. Già, lo so chi sei, stronzo. Sta calmo, ragazzo. Questi sono solo affari. Cammina. Piano. Mani in alto. Ok, sono in alto. Il tuo amico mi deve dei soldi, Drake. Un sacco di soldi. Non è colpa mia. Così, quando ha detto di essere su qualcosa di grosso, la scoperta di una vita, ha detto. Deficiente? Beh, tipo zitto? Mi ha incuriosito. Ma aveva già fatto grandi promesse in passato, vero, Victor? E adesso ci siamo ancora. Un altro buco nell'acqua.
Cavolo, è sempre così logorroico. Vacci piano, Navarro. Navarro. Allora, temo proprio che il tempo sia scaduto. A meno che non abbiate trovato qualcosa lì dentro, signor Drake. Qualche cosa che possa compensare tutti questi fastidi. Ti sta fregando, Nate, ci hanno sentiti. Dagli la mappa. Piano. Che c'entra una mappa della Kriegsmarine con il Dorado? Credete forse che sia una coincidenza? I tedeschi cercavano il tesoro e la mappa è di sicuro collegata. Allora, siamo pari? Per adesso. Ma nel caso servisse un promemoria. Ehi, dai, lascialo fuori. Esatto, di solito non tagliate un dito, roba del genere. Ma perché cacchio gli spari? No, credo che questo gli farà più male. Ehi, 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 aspetta, Roman. Lui non c'è. Sully! Sully! Figlia di puttana! Ok, è partito il razzo dall'altra parte. Cioè, gli ha sparato! Scappa, che cacchio fai? Vado! Aiuto! Fec! Va bene. Corri! Ma dai, ma cosa devo fare? Ma sono già qui! Maledizione! Non era così forte dopo. Oh, mi dà anche i tasti da fare la combo brutale. Quello lì arriva e corre. Che cacchio vuole? Non fatemi passare! Vado a menar loro. Cosa devo fare? Aspetta, aspetta, aspetta. Fuck you! Ci sono, raga. Non so come cacchio ho fatto, ho saltato. Via. Fuggi. Cioè, un tot di colpi sono bastati e sono per morire. Dove va? Vabbè. Mezzo. Elena. Ehi, la cowboy. Questo te l'avevi lasciata al molo. Cosa diavolo ci fai qui? Sono abbastanza in gamba da seguire una coppia di ladri di tombe. Shh. È andato da questa parte. Comunico via radio. Salve. Beh, ora hai a che fare con un ladro solo. Sully è morto. Cosa? Sì, e i prossimi potremmo essere noi. Ciao, mi dispiace. Dimmi, ce l'hai una pistola? Ma certo. Grazie, andiamo. Oh. Oh, adesso va meglio. Pip! Ah! Aspetta. Riparati, che cacchio. Stai zitto. Allora, se lascio il mirino, si nasconde automaticamente. Fino a che non riprimo cerchio. Quello là dietro cosa fa? Esce? Vieni fuori, amico. So che viene fuori tanto. Non far finta di niente. T'ho visto. Dammi un po' di munizioni qua. Dov'è? Raga, era dietro il muro. Pare che tu ti faccia sempre sparare. Stai zitto. Ehi, stanno sparando anche a te. Ah, stiamo tornando dentro comunque. Arca vacca. The fuck you. AK-47. Carino questo. Puoi nascondere dietro il muro, grazie. Dove sono? Ah, là sopra. Aspetta. Mentre si è appeso le due mirare e per sparare. Ah, vabbè, è come l'altro. Però adesso c'è una AK-47. Il che è diverso da una pistola. Da quella parte. Piano. Ma no, ma com'è la pistola? Vai via, vai. Allora, colpo alla testa e muoiono con un colpo. Vai via, vai. Ok. Oh. Quindi molto meglio. Prendi la AK-47, non ti preoccupare. Non c'ho tipo il mirino, no, eh.
Fuck you. La puoi fare. E la K47 non è proprio delle migliori cose per la precisione. Piano, devi saltare. Non so perché pensavo che saltassi in automatico mentre c'era uno scalino o qualcosa. Che sarebbe un po' più comodo, però. Ti toglie un po' la... Vai via. Ti toglie un po' l'emozione, no? Dai, prendi. Ok. Come che diavolo di posto è questo? Come ci sei arrivata qua? Scusa, eh? Che te? Come cacchio ci è arrivato? Te dove è passata? Vai via. Allora, muoviti in avanti per il mix cerchio per raggiare l'ostacolo. In che senso? In che senso per raggiare l'ostacolo? Ok. Occhio, ma lei passa in mezzo così? Me ne freghista completamente. Maledizione. Ah, aspetta, forse... Ho forse capito. Sbam. Forza. Stardo. Non è male, eh? Cioè, non sono stupidi. Il che è tutto un dire. Cacchio fai. Quanta vita ho? Posso sapere quanta vita ho? O tipo tot colpi consecutivi da prendere, non lo so. Non ci si annoia mai, eh? Ubriaca? Giù la testa. Questa gente non scherza. Dov'è? Dov'è questa gente? Ehi? Aspetta, qua c'era il... le scale. Cerca le scale, amica. Qua. Tra l'altro mi sa che questi, quei razzetti li ha lanciati loro. Probabilmente per rilevare la posizione o roba del genere. Altri? Eccolo lì. Eccolo là. No, eccolo lì, lo dico io. Schifoso. Pussa via. Piano. Allora, metti fuori la capocetta. Bravo amico. Sì, che poi adesso anche... Tutte ste munizioni da prendere, non è che... Servono poi tutte, eh. Guarda che fighi! Ok, cos'è che ho preso? Quello l'ho incriccato male, aspetta, voglio vederlo. Vado giù? Ah no, di qua, aspetta. Pensavo di lanciarmi, non so perché. Aspetta anche un attimo che... Spara. Oh! Ma dov'è? Dov'è il maledetto? Metti fuori la capocetta. Cacchio, cacchio. Vai via. È ancora vivo, vai via. Dove va? A terra è andato. Oh! Uccidetelo! Bastardi. Guardalo. Vai via, vai. Fuck you. 20 colpi alla testa. Ma cosa sto facendo? Allora, mi fa male. Mi sto riprendendo. Quindi è praticamente tot colpi che ricevi di fila. Cioè di fila nel breve periodo. Perché dopo X ti ricarica da solo. Ok, capito. E bastava dirlo al posto che farmi morire di continuo. Che cacchio. Forza, stai con me. E prendo la K. Ma che si va di AK. Sì, ma corri anche te un pochettino. Dai. Guarda come zampetti. Chi? Bastardi! Dove siete? Fammi vedere dove sono. Oh, è qui dietro.
Via. Rambo turco, cos'è che vola via? Lì c'è un altro. Aia. Questa è la fine. La tua? Con an ambulance. But not for me. Se l'avete mai visto. Di qua, penso. Penso. Sì, di qua. Tra l'altro le munizioni. Ah, oh. Le munizioni che droppano vanno in base all'arma che ci avevano, quindi. Evidentemente attraggo la feccia dell'umanità. Senza offesa. Non preoccuparti. Hai buona memoria? Sì, perché? OK 2642. Sentito? Sì, cos'è? Coordinate della Kriegsmarine. Forse so dove gli spagnoli portarono il Dorado. El Dorado? Il problema è che lo sanno anche i bastardi che hanno ucciso Sully. Maledizione! Se gli spagnoli hanno trovato il tesoro, devono averlo trasportato su quell'isola. E Drake li ha seguiti. Beh, allora che aspettiamo? Io avrò la mia storia e tu quello che stai cercando, qualunque cosa sia. Sì. Forza. E guarda che non sarà certo una vacanza, eh? Io so badare a me stessa. E poi... Morta. Morta, neanche esce dall'isola. Infatti non so, più che altro non so neanche come ha fatto a rintracciarci. Quello che mi suona strano. Cioè, l'abbiamo lasciata al molo. Con la barca siamo andati nel casino. Come ha fatto a trovarci? Su questa isoletta in mezzo all'oceano Pacifico. Boh. Guardiamo più da vicino. E speriamo di essere i primi arrivati. Beh, c'erano già arrivati gli spagnoli. Una colonia perduta e troveremo una fortuna in oro spagnolo o l'isola ha custodito per noi i segreti più misteriosi. Serve a non fargli cambiare canale. Ah! Che cosa diavolo era? Che ne so, la contraerea. Questa non è una bella cosa. Non siamo i primi, credo. Oh cavolo, andiamo a fuoco. Questo serve a non fargli cambiare canale, altro che... Vabbè, ma in caso lanciarsi in acqua, no? Non è un'opzione buona. Spero che funzionino ancora. Lo scopriremo tra poco. Ti sei mai lanciato prima? Ma certo. Devi solo saltare. Conti fino a 5 e tiri la corda. Vai ora. Beh, conti fino a 5 dipende da dove sei, però insomma. Tu non vieni. Sono un po' impegnato al momento. Vai. Tu non vieni, no, sto qua a riparare l'aereo, arrivo. Vedi a terra! Sono già lì! Sì, ok. È furbo lui, perché così dice. Allora, vediamo, se funziona, allora lo uso anch'io. Non lo so. Sì, ormai sei a terra, che cacchio conti fino a 5? Che sarà mai? Oh shit! Oh cavolo! 1, 2, 3, 4, 5! Ah, porca tantissima! Aia!